Di Carmen partire meglio di morire. Ho visto l'odio farsi nebbia e la nebbia coprirmi mentre l'acquazzone mi spostava più in alto dell'asfalto. Sono tornata infine per finire fuori, dentro viva come mai più. Il titolo è Partire meglio di morire. Ho visto l'odio farsi nebbia, ho visto l'invidia umana, l'odio umano, le diatribe umane. Le stoltaggini in cui ci si impecora, che sono meno della nostra umana fragilità perché sono qualcosa che ci rende disumani e senza capire il senso del vivere, non ci vuole molto perché non sappiamo né il prima della vita né il dopo. E quindi si dissolvono come nebbia, come la nebbia che viene e va, ma la nebbia stessa, questo incidente di percorso che non ci rende visibili al mondo, nello stesso tempo ci fa, ci protegge da questa invidia, da queste diatribe, nel senso che il significato che non vedendo che noi stessi certe volte ci ci siamo dentro questa invidia, quest'odio, questo male banale, come si è risaputo, non vedendolo viviamo più ingenuamente, più anche forse più felicemente, e quindi ci autoproteggiamo mentre l'acquazzone mi spostava più in alto dell'asfalto. Allora, questa è una metafora per indicare un pericolo. Quando siamo ingenui non ci rendiamo conto che siamo in reale pericolo con noi stessi, cioè noi ci autodistruggiamo involontariamente con l'ingenuità, però è un fatto inevitabile, noi non possiamo prevedere l'acquazzone, non possiamo vedere il cataclisma, prevedere, anticipare il cataclisma, l'evento climatico più estremo e che ci porta addirittura più in alto dell'asfalto. Si apre l'asfalto, noi saltiamo. Così, senza accorgersi per questa nostra stessa ingenuità, e poi ci risvegliamo. Infatti, finisce, sono tornata infine per finire fuori, capire che ero in reale pericolo con me stessa, dentro viva come mai più. Siamo saltati in aria nel senso metaforico del termine. Dopo un incidente oppure dopo una malattia, dopo un evento esterno, diciamo, esterno opprimente e negativo, riusciamo o anche interiore che noi percepiamo così, così soave, sognante, sognanti, ma tutto questo però quando ci rendiamo conto, usciamo fuori, quello che è stato un incubo, un sogno, quello che è stato, vivi come mai più, in risalita, questo in generale, se riusciamo a sopravvivere a noi stessi prima e poi a tutto quel marcio e il male che anche c'è intorno.